ancora, prima dell'intervento conclusivo della signora ambasciatore, ci sono Ivan Kruskov, un imprenditore, dove sta? Eccolo qua, vieni Ivan. E poi c'è Costanza Metzinger che ci parlerà di un aspetto della formazione alla lingua italiana. Ivan, allora, ha detto il vicepresidente della Camera di Commercio che devi suscitare tanto entusiasmo, prego. Però in breve tempo, Prima di tutto vorrei dire buonasera a tutti. Presentarmi, mi chiamo Ivan Krusko, sono un imprenditore moldavo e sono lieto di avere l'onore di presentare l'imprenditore moldavo qui in questa sala. Niente, all'inizio, cioè sono in Italia da 10 anni quasi. All'inizio, come sanno tutti, l'imprenditoria è molto dura anche all'estero, quindi ho avuto dei tanti problemi, però ci sono due cose che mi hanno tenuto in vita imprenditoriale, diciamo così, perché il prima è sono proprio appassionato, la mia passione è da progettare strutture metalliche, realizzarle, cioè proprio da progetto a realizzazione, proprio alla fine. E l'altra che è stato un incontro quasi per caso con la cena di Roma, che mi ha aiutato molto, perché questo è stato quasi 2 anni fa, che era formato CNA World, a quei tempi non era ancora una struttura, però oggi già CNA World è cresciuta, è aumentata di volume, diciamo. Abbiamo letto un presidente che Idra Venera, presente qua in sala. Niente, la nostra azienda, volevo parlare un po' di nostra azienda. La nostra azienda guarda sulla innovazione e tecnologia, insomma, più stiamo puntando su quello, perché un imprenditore di oggi proprio devi fare tante attenzioni su questi cose. La cena di Roma, cena World, ecco, volevo invitare, portare la mia piccola testimonianza ai imprenditori moldavi a rivolgersi a cena tramite cena World, a riunirci, a parlare, a fare un punto di incontro di imprenditori moldavi, insomma, dove là fanno uno scambio di esperienza, di progetti, tante cose che fanno molto forza. Sì. Niente, io... No, ti aiuto io. Se Ivan ci è riuscito, perché non ci dovete riuscire voi a fare gli imprenditori o le imprenditori? Sì, è una conclusione. Sì, io volevo dire solo una cosa, la forza, il numero fa forza, e quindi se si riunisce si fanno tante cose. Quindi invito... Grazie.